Eccomi. Allora, cosa vi avevo promesso oggi? Non so se avete avuto modo ieri di vedere. Aspettate, perché secondo me se non sto attenta faccio un guaio. Ciao Vittoria! Ta-da! Questo è il lavoro che ho fatto ieri. Per quel che riguarda questo lavoro, vi ho preparato un tutorial completo che pubblicherò nell'arco della giornata. Lo stiamo caricando, quindi il tempo di. Alla mia linea disastrata di, come si dice, di finirlo di caricare, volevo darvi intanto qualche piccolo teaser, si dice qualche anticipazione. Ciao, Eccomi. eccoci. Allora, come vedete, sono piena di nani, ok? Sono piena di nani. Vediamo come siamo riusciti a fare questi due nanetti. Quindi, track, ci prendiamo la pasta di zucchero che io avevo preventivamente disteso e, come qualche personaggio attento era riuscito ad intuire ieri dalla foto, prendiamo il nostro bellissimo B stencil, ok? B stencil, quindi quando parliamo di B stencil parliamo di ghiaccia reale, ci prendiamo un pochino di ghiaccia reale, la mettiamo sul nostro aiuto, sulla spatola, cercando di non fare troppi guai, ok? Controlliamo di. Vi ricordo che i B stencil hanno una parte ruvida e una parte liscia. La parte liscia deve essere rivolta verso l'alto. Dopodiché, tenendo fermo lo stencil e senza accoppare il nano dall'altra parte, non ho passato. Ecco qua. Facciamo così. A questo punto, al solito, leviamo il nostro stencil e aspettiamo quei 2 secondi che la ghiaccia reale vada ad asciugarsi, ok? Quindi, ok, giriamo il nostro nano e questo è quello che è venuto fuori, ok? L'idea di questa, diciamo così, tecnica nasce dal fatto che anche a me piace molto fare i biscotti, le decorazioni, ma non tutti siamo capaci a disegnare, comunque a mano libera, poi sulla pasta di zucchero diventa molto molto difficile, ok? In la ghiaccia reale che dovrei avere ancora qua, ok? Rendendola molto fluida, ora questa è pronta da stamattina, quindi bisogna vedere se è ancora pronta, cioè se va ancora bene. Io cosa ho fatto? Non ho fatto altro che andare a riempire praticamente. Vi faccio solo il viso, ok, ragazze? Perché sennò poi veramente, a parte che ci mettiamo un'ora e non ho, ahimè, tutto questo tempo. Ok, poi cominciamo a contornare il naso e la guanciotta. Così continuiamo gli occhietti. Tac, in questo modo. E andiamo a riempire. Così. Ah, qua non l'avevo fatto, stavo per fare un guaio. Ok, in questo modo, in questo aiuto, in questo modo. Poi con un pennello inumidito andiamo a rifinire nei punti. Ora, io qua ho lasciato la ghiaccia al naturale. Se voi la voleste più coprente, quindi non volete che si veda in sottofondo il disegno, a me non interessava perché tanto poi l'andiamo a dipingere. Però che cosa potete fare? Potete tranquillamente aggiungere del colorante bianco alla ghiaccia reale. In questo modo la ghiaccia reale rimane, come si dice, rimane più bianca e indubbiamente più coprente.
questo punto andiamo a mettere, ecco qua, sul naso e sempre con un pennellino inumidito andiamo a rifinire praticamente, ok, copriamo le giunture anche con la ghiaccia reale. Ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo passaggio. La ghiaccia sta cominciando pian piano ad asciugarsi perché l'asciugatura della ghiaccia è praticamente immediata, non immediata, ma quasi. Allora io rivado sulla guancia per dargli un po' di, ecco qua, di spessore. Non so se voi riuscite a vedere, ho aggiunto la ghiaccia reale sulla guancia per dargli più volume, ok? In questi momenti di attesa io potrei cominciare ad esempio a fare il bottone, quindi metterei la ghiaccia sul bottone e potrei cominciare a farmi anche la toppa in questo modo. Poi sempre con un pennellino un po' inumidito andiamo a rifinire il lavoro, ok? In questo momento la ghiaccia che ho messo sul viso ha cominciato a rapprendersi quantomeno la superficie, quindi voglio dare ancora un po' di volume, ad esempio al naso, e cosa faccio? Rimetto la sac à poche sul naso, inserisco all'interno e vado a schiacciare. Non l'aggiungo sopra, ok? Praticamente la vado ad aggiungere internamente, quindi con la sac à poche buco il lavoro che abbiamo fatto. La ghiaccia reale sopra ha cominciato ad asciugarsi, quindi ha creato una leggerissima patina sopra, quindi non fuoriesce e praticamente mi fa da palloncino che si va a gonfiare, ok? E in questo modo facciamo tutto il nano, che vi dico non vi faccio adesso sia per questione di tempo, comunque non vi preoccupate, pubblico entro stasera il video completo su come ho fatto tutto il naso, quindi potrete vedere dal video i vari punti, quali ho fatto prima, quali ho fatto dopo e quant'altro, ok? Una volta che abbiamo fatto, diciamo, tutta la figura, compresi gli occhi, sono andata a colorarla. Con che cosa? Io ho colorato in questo momento con i nostri colori aerografo, ok? Quindi adesso vi faccio vedere come li ho colorati. Quindi con un pennellino comincio ad andare. Voi avrete ovviamente diciamo, i segni i bassorilievi che vi siete andati a creare con la ghiaccia reale, ok? Quelli devono essere i vostri punti d'ombra, diciamo. Quindi mi raccomando, quando giocate con le sfumature, potete usare quelli come punto di riferimento. Ora, avrei potuto usare anche le tempere per fare questo lavoro, però siccome voglio un effetto, come vi dico sempre, un pochino più acquerello, mi piace l'idea di usare i colori aerografo perché non sono immediatamente coprenti. Inoltre, i colori aerografo asciugano praticamente subito e quindi evito che lavorandoci magari un pochino di più, la ghiaccia possa andarsi come si dice, a rovinare e a bagnare. Mi raccomando, per poter dipingere la ghiaccia deve essere assolutamente asciutta. Considerate che questo nano su cui sto lavorando io in questo momento l'ho fatto stamattina, intorno alle 10, ok? In teoria avrei dovuto lasciarlo ancora asciugare, ma non avevo abbastanza tempo, quindi sono molto delicata in questo momento con i passaggi del pennello, ok? Poi, non contenta, ci prendiamo anche un nevi e andiamo a giocare sempre con le sfumature, ok? Quindi così, poi così in questo punto e un pochino andiamo a giocare con i chiaroscuri, ok? Così. Poi riprendiamo ancora un po' di ciano e andiamo ad amalgamare i colori, ok? Così. Non contenta,
prendo anche il bianco in modo da dare intanto il navy. Col navy direi che ho finito, lo posso chiudere se no mi evapora tutto. Ci prendiamo il bianco e andiamo a, ecco qua, a dare anche dei punti luce. Ok, vedete? Non so se vedete. Mi auguro che si riesca, che la connessione sia abbastanza buona oggi da farvi vedere anche questi lavori, ok? Vi ricordo che il tutorial completo lo pubblicherò entro la serata, ok? Quindi non vi preoccupate che vi farò il tutorial completo dall'inizio alla fine. Va bene. Adesso non sto a farvi. Ora, io li ho fatti di questo colore, però va da sé che potete usare il colore che preferite. Ecco, ora questo disegno qua era così, mi piaceva di questo colore. E la comodità qual è? Aver usato uno stencil che in 2 secondi mi ha fatto la linea, mi ha creato le linee guida che io poi ho potuto seguire con la ghiaccia. A mano libera non sarei mai stata assolutamente in grado di realizzarlo, ok? Ora, se uno è capace e bravo a disegnare, per carità di Dio, ci mancherebbe. Io a mano libera non so assolutamente disegnare, quindi diciamo che lo stencil per me a questo punto diventa indispensabile, indubbiamente. Adesso dobbiamo andare a creare le linee di demarcazione. E ricordatevi, micro painting kit, questa è la misura, quella piccolissima, è il nostro, quello che io amo chiamare il nostro miglior amico. E con la tempera, appena riesco ad aprirla, eccoci qua. Puliamo il pennello che l'ho sporcato, anche tutto il bancone, che gioia. Andiamo a rifinire tutto il disegno, ok? In questo modo. Quindi, in questo caso non uso il colore aerografo, ma uso la tempera perché voglio un effetto coprente immediatamente senza bagnare diciamo sotto il colore sottostante, ok? Aiutiamo l'effetto tridimensionale delle sfumature passandoci con il nero. Stesso discorso lo andiamo a fare sul braccio, così, ecco qua, ho sbagliato, cerchiamo di riprenderlo così, ok. Poi lungo la barba e va bene, e andate avanti in questo modo. Scusate, mi ero persa l'inquadratura. Così. Poi qua il pantalone, gli creiamo. Insomma, andate avanti così. Stesso discorso lo facciamo sugli occhi, quindi contorno degli occhi. Così. Ok. E così. Poi coloriamo le pupille. Oh, ah, ho sporcato tutto. Non sono stata attenta. Ok, adesso facciamo il naso e poi direi che secondo me possiamo chiudere. Anche se no, secondo me vi addormentate a vedere sta roba qua a velocità normale. Riprendiamo il mento così e così intorno il contorno e via discorrendo. E in questo modo finite tutto il
come si dice, il disegno, ok? Come potete vedere, io ne ho, aiuto, diversi, e grazie a questa tecnica noi abbiamo la possibilità di riprodurre un disegno con estrema facilità, ok? Vi ricordo come abbiamo fatto. Abbiamo utilizzato uno dei nostri B-stencil, ok? Quindi vi ricordo, abbiamo passato il B-stencil, abbiamo aspettato qualche secondo che la ghiaccia reale asciugasse, dopodiché che la ghiaccia reale nera, dopodiché siamo andati con la ghiaccia a diciamo a riempire il disegno completamente, completamente, e poi lo abbiamo colorato. Ragazzi, anche questa è andata. Io vi auguro buona giornata, vi saluto. Ci vediamo domani alle 2, sempre qua. Grazie. Ciao.